La Fornero bastava che ascoltasse un poco di più le forze sociali e capiva che gli esodati non erano 65.000, ma erano, noi gli abbiamo detto, oltre 350.000. I dati dell'INPS lo confermano. Sarebbe il caso che invece di prendersela col lavoratore o col dirigente dell'INPS se la prendesse con lei stessa, perché è abituata a fare la maestrina e non ascoltare gli altri. Ma non, in questo momento non ci può essere una dissociazione dalle altre sigle sindacali. Noi abbiamo bisogno di unità sindacale, abbiamo bisogno che i lavoratori siano tutti uniti in un momento difficile come quello attuale. Tutti devono essere trattati allo stesso modo, perché così come c'è stata la salvaguardia dei 65.000, faccio un esempio stupido, facciamo finta che io e lei lavoriamo nella stessa azienda, abbiamo gli stessi anni e gli stessi anni di servizio. E solamente io ho firmato l'accordo il 5 dicembre, lei il 4 dicembre, lei va in pensione con le vecchie norme, io non ci vado. Questa è equità sociale, non lo penso proprio. Tutto il provvedimento va male, non c'è nulla in quel provvedimento che va bene. La modifica all'articolo 18 non ci piace, la modifica agli ammortizzatori sociali non ci piace. La stessa legge ha rallentato anche lo stesso apprendistato, che è un provvedimento del vecchio governo e non dell'attuale governo. Credo che per fare qualcosa di buono per la nostra nazione non c'è bisogno di una riforma del lavoro, ma c'è bisogno invece di una vera riforma fiscale che porti più soldi in tasca ai lavoratori italiani e ai pensionati italiani. Questo Monti però non mi sta ascoltando, sembra, da quello che emerge. Com'è il vostro rapporto oggi con il Premier? Guardi, Monti, noi avevamo molta fiducia nei confronti del Premier, solamente che i motivi per cui è stato messo stanno venendo meno, non sta facendo nient'altro che far bilanciare l'economia italiana, secondo lui. Noi diciamo sta soltanto cercando di far quadrare i bilanci, ma i bilanci non si possono far quadrare sempre a danno del ceto medio-basso italiano. La prima cosa che doveva fare è mettere una vera patrimoniale, non l'ha fatto ad esempio. E ci sarebbe bisogno che ci fossero dei controlli veri, che l'ispettorato e chi deve fare questo lavoro lo facesse in maniera seria. Il problema di fondo è che molte volte, anzi la maggior parte delle volte viene fatto in maniera seria, ma ci sono poche persone che fanno questo lavoro, quindi gli ispettorati non sono nelle condizioni di farlo, perché il personale è poco e quindi se vanno su un cantiere non vanno su un altro e non vanno in continuazione sui cantieri proprio perché il personale è poco. C'è bisogno di molto più personale e dare l'opportunità a chi fa questo lavoro di agire in maniera libera, nel senso che se le cose non vanno bene, non vanno bene. I cantieri, se l'imprenditore non è in regola, il cantiere va chiuso. È possibilissimo abolire l'IMU, basta. È possibile abolire l'IMU sulla prima casa, le civili abitazioni, la lasciamo sulle abitazioni di lusso, quadruplichiamo l'imposta e aumentiamo l'imposta sulle seconde, terze, quarte, quinte abitazioni. Non solo sarebbe possibile, ma entrerebbero anche più soldi. Quindi andare a prendere i soldi dove ci sono, cioè non toglierli dove invece già scarseggiano, questo è il concetto. Ha capito proprio bene, i soldi vanno presi dove ci sono, non dove non ci sono. E il problema è che in Italia quei soldi non vogliono essere presi dove ci sono e sembra che questo governo fatto di persone di un certo livello, invece di capire che sono loro a dover pagare, stanno cercando i soldi di nuovo a operai, impiegati e pensionati, senza capire che operai, impiegati e pensionati non ce la fanno più. E credo che se andiamo avanti così ci sarà un forte impatto sociale, poi dovremmo capire di chi è la colpa.